Sono presente a questa manifestazione che insieme anche al vostro supporto manderemo in diretta sui canali social, perché la vera cura a questa censura che stiamo subendo è riuscire a far interagire il web con la piazza. Questo sarà il segreto che noi dovremmo sfruttare per bypassare la censura. Quindi la piazza che interagisce con il web. Non abbiamo bisogno per questa battaglia di liberazione né dei famosi leoni da tastiera, quindi quelli, i tuttologi del web, quelli che però non riescono a schiodare il proprio sedere dal monitor, però non abbiamo bisogno neanche di gente che scende in piazza in maniera inconsapevole, quindi contro tutti e tutti senza sapere chi è il reale nemico. Abbiamo bisogno di formare le persone attraverso il web, dare la giusta informazione e poi creare delle sinergie tra le varie associazioni, tra le varie categorie di lavoratori e creare poi delle manifestazioni, delle azioni strategiche con degli scopi specifici. Un esempio: se in questa piazza siamo in 1000, non spaventiamo di certo il governo, se lo aspettano che migliaia di persone prima o poi vadano in piazza. Ma se noi utilizziamo queste 1000 persone per entrare in maniera pacifica e legittima in una delle sedi RAI per chiedere informazioni sul perché non hanno dato risalto ad una determinata notizia o ne hanno trattato un'altra dando una spiegazione diametralmente opposta a quella che è la realtà, noi il sistema in questo modo lo mettiamo veramente in crisi. Quindi dobbiamo riuscire a canalizzare le energie verso degli obiettivi strategici. Il primo obiettivo è quello della disinformazione, quindi combattere la disinformazione, perché fino a quando non riusciamo a incidere sull'agenda dei media mainstream avremo sempre poche persone a seguirci. Ma avere poche persone non vuol dire restare passivi, vuol dire calibrare le nostre strategie in base alle persone che abbiamo su obiettivi strategici, in maniera pacifica, in maniera democratica, ma con tutta l'energia che contraddistingue chi lotta per liberare il Paese.